la mia amica dottoressa Fede. Ciao Federica. Ciao. Allora, parliamo di fegato sano? Che dici? Parliamo, sì, bell'argomento. Ma bellissimo, poi l'hai scelto tu, per cui è perfetto. Sì, Quindi ci chi meglio di tenevo. te ci può informare su come mantenere un fegato sano, che poi può essere utile ovviamente anche nella pratica sportiva, Sì, giusto? Quindi beh, è collegatissimo come argomento legato allo sport assolutamente. perché il fegato è la ghiandola principale che Certo. abbiamo e dobbiamo mantenere in una salute perfetta tutta la vita, E più come facciamo per possibile. mantenerlo così Allora, un perfetta? tempo si focalizzava molto il discorso sulle patologie epatiche legate Sì. all'epatite B, all'epatite C, C. al problema dell'abuso di alcol, Sì, la all'alcolismo. cirrosi, Adesso eccetera. si è invece spostata l'attenzione sulle patologie metaboliche. Perché? Perché l'epatite B e l'epatite C sono più controllabili anche a Certo. livello terapeutico e Con i ovviamente farmaci, con i certo. farmaci. E l'alcol chiaramente è un problema, ma siamo nelle dipendenze a quel punto. Certo. Mentre le patologie metaboliche, quindi trigliceridi alti, colesterolo alto, l'ipertensione, l'obesità, sono tutte legate a un fegato che non è in salute, quel rischio appunto di ammalarsi. Allora, il fegato, quando si dice avere fegato, perché? Perché il fegato è l'unico Organo. organo ghiandola che ha un tessuto autorigenerante che si può rigenerare. Quindi ci dà una grande possibilità di Certo. poter cercare di proteggerlo, anche perché è uno, quindi dobbiamo tenerlo in salute ed è il filtro principale, è un marcatore, è un biomarcatore di quello che è il nostro stato di Vero. salute. Ora, quando è che si parla di fibrosi? Il fatto che il fegato si autorigenera è che quando subisce un danno riesce appunto a creare delle cicatrici. Certo. Allora, la presenza di queste Cicatrici. cicatrici è nient'altro che appunto avere appunto un fegato con delle fibrosi. Il Quindi problema crea è che delle restrizioni per cui non riesce più a fare bene la sua funzione, di fatto. esatto, quindi cambia forma, comincia a cambiare la capacità di lavorare e purtroppo dalla fibrosi alla cirrosi, se le fibrosi cominciano a essere tante, quindi Tante, certo. chiaramente il problema va avanti, lo stile di vita peggiora e non andiamo a correre ai ripari, purtroppo si arriva poi a patologie importanti e serie che vanno a compromettere la vita. Assolutamente. Quindi lo stile di vita e l'alimentazione, come sempre, sono fondamentali per tenere un fegato in In buona salute. salute. E passiamo facciamo un passo indietro. Il fegato è il filtro naturale che abbiamo, arriva tutto, arrivano le scorie, arrivano i Arrivano farmaci, soprattutto le cose arrivano i virus, negative. arrivano i Certo. batteri, arriva tutto quello che va Tutta la filtrato. negatività del mondo Infatti, intorno a noi. anche a Mi livello emotivo, sono fatto un perché fegato così. si dice questo? Sì. Perché alla fine filtra tutto lui. Vero. Quindi se noi giochiamo un po' d'anticipo e passiamo sempre dall'intestino e facciamo lavorare bene l'intestino anche come microbiota, io ne Certo. parlo sempre, ma come biologa, nonché Assolutamente. nutrizionista, è fondamentale, filtriamo tanto, è una barriera che fa sì che il fegato Certo. arrivi meno. Quindi lo stile di vita prevede che quello che noi andiamo a consumare, a mangiare, già l'intestino abbia un impatto non troppo violento, in modo che il fegato possa agire Non bene. possa essere affaticato Non praticamente possa nel essere suo lavoro. affaticato, sì. Ok. Ovviamente vanno tolti tutta una serie di alimenti che sappiamo appunto danneggiare il Certo. fegato e appesantirlo. L'alcol abbiamo detto, ma le carni grasse, tutti i formaggi troppo stagionati, tutti i contenuti insomma che noi abbiamo, i cibi Ecco, formaggi processati. stagionati. Per fare sport il parmigiano, ad esempio, il grana padano Parmigiano sono sempre con utili. Certo. moderazione va preso, ma se vogliamo un fegato sano cerchiamo di diminuire soprattutto le carni, perché poi è Ok. legato al colesterolo. Allora, il fegato metabolizza anche lo stesso colesterolo, quindi ci aiuta anche a depurarci da quello che è il colesterolo cattivo. Il problema qual è? Che se non abbiamo quello buono, il famoso HDL, che invece ci protegge, Certo. non ce la fa il corpo e soltanto il fegato a smaltire le scorie di quello cattivo. Allora lì ci aiutiamo con tanto pesce, le verdure, le fibre, i legumi, proteine vegetali, quindi Certo. un'alimentazione sana fa tanto e anche gli zuccheri. L'acqua aiuta a depurare il fegato. Sì, bere tanto è sempre un buon metodo per drenare e per aiutare anche l'intestino a togliere Quindi, anche scorie e tutto perché quello poi che c'è c'è. una correlazione a livello di organi tra cuore, fegato, reni, Sì, per sì, sì. cui se si ammala uno Sì. rischia poi di ammalare gli altri, anche nella medicina tradizionale cinese, insomma, nelle medicine orientali.
c'è questa, sì, no? Questa correlazione, appunto. E non solo, la correlazione è anche legata alla tonicità del tessuto e dell'organo. Noi abbiamo un meccanismo che si chiama ottosi degli organi. Quando gli organi non stanno bene, perdono un po' della loro tonicità, delle loro dimensioni e della posizione, certo, che occupano, e quindi lavorano male. Allora tendono la postura, allora altri, la massa magra, perché una dieta va sempre non sbilanciata dei macronutrienti, tra cui le proteine? Perché anche gli organi perdono a livello proteico, certo, a livello di struttura, e quindi un fegato che non sta bene, l'osteopata per esempio di solito, certo, lo vede quando anche soltanto al tatto sente un fegato che non sta bene, un rene che non sta bene, fegato, per questa ragione. Un fegato ingrossato poi ovviamente va, siccome è voluminoso, va a occupare spazio negli altri. Ci sono poi le estroflessioni del, sì, ovviamente del peritoneo che vengono stirate, sì, e quindi tutto questo poi incide a far lavorare male tutta la struttura ovviamente della parte interna dell'organismo. Esatto. Ecco perché il fegato va tenuto in grande considerazione. E quindi parliamo anche del peso corporeo, certo, inteso come sovrappeso, quindi come grasso viscerale. Noi abbiamo il compito di tenere molto sotto controllo quella, la formazione, certo, del grasso tra le viscere, perché è lì tra l'altro che nasce la steatosi epatica, la steatosi, proprio il fegato ingrossato, certo, si è visto che anche una riduzione del 10% del peso corporeo riesce a ridurre la steatosi epatica, quindi basta poco per tenerlo in forma e chiaramente per tenerlo in salute, ed è nostro dovere. A volte mi dicono i miei pazienti che si sentono molto stanchi anche dopo, certo, mangiato, che hanno sonnolenza, hanno difficoltà a concentrarsi, molto spesso è un problema anche di natura di carico epatico. Lo sport come può aiutare il fegato? Allora, lo sport lo mette sotto pressione in realtà, perché siccome è un filtro naturale, è normale che anche tutti i metaboliti dello sport arrivino al fegato. Però tanto è vero. Come? Non è allenante per l'organo? È allenante come per il cuore, certo, nel momento in cui facciamo un allenamento sano e a carichi di lavoro adeguati e costanti. Certo. Ma tornando un po' alla parte più biochimica, spesso capita che chi fa sport anche in maniera intensa ha i valori delle transaminasi, i valori epatici un po' alterati, e chiaramente si preoccupano, dottoressa, certo, ma l'alimentazione, magari gli sportivi invece sono molto attenti, è normale, però è un, certo, indicatore del fatto che il fegato sente lo sport, quindi sempre con moderazione, ma è per questo che uno sportivo deve fare una dieta povera di grassi saturi, certo, pulita, l'olio extravergine d'oliva anche in questo ci aiuta, perché è un antiossidante, la vitamina E aiuta molto il fegato, la vitamina C ne parlo sempre, ma è ovvio, certo, che anche in quello aiuta tanto le funzioni epatiche, perché è un antiossidante e quindi aiuta a farlo lavorare bene e lo depura, quindi sì. Un'altra domanda che riguarda sempre il fegato è la possibilità di eliminare lo stress, perché lo stress carica tanto il fegato. Sì. E in questo caso cosa avviene a livello chimico, a livello del fegato? I metaboliti dello stress arrivano a livello epatico tutti, e siccome lo stress produce radicali liberi, quindi lo stress ossidativo e le molecole dei radicali liberi arrivano lì. Certo. E quindi queste famose zone dove viene danneggiato il tessuto epatico sono particolarmente danneggiate, quindi tutte, certo, le varie goccioline di grasso contenuto che appunto si ossidano nel fegato possono causare poi dei problemi, ma anche importanti a livello epatico, quindi è per questo che gli antiossidanti agiscono. Voglio dire, a livello alimentare, parlavamo prima di qualche alimento che può aiutare, certo, è noto che per esempio il carciofo possa aiutare tanto come, vero, tipo di fibre il fegato. Perché? Perché contiene una fibra particolare che è l'inulina. L'inulina abbassa tantissimo come antiossidante non solo la glicemia, ma aiuta il fegato proprio a depurarsi per questa ragione. E quindi consiglio sempre non solo il carciofo, ma anche l'estratto per pulire il fegato prima dei pasti. Una o due volte al giorno, per periodi brevi, si può prendere un estratto di carciofo per stare più in salute. Oltretutto, oltre a questo, c'era il carciofo contiene anche una famosa pubblicità di tanti anni fa. È la cinarina. Esatto, perché la pubblicità a cui, esatto, ti riferisci è quel, esatto, lui era alcol, magari era, esatto, un po' diverso, però di fondo il concetto è lo stesso, la, certo, cinarina, l'inulina in particolare, ma il carciofo contiene anche la luteina, la zeaxantina, potrei dire, beh, tanti di questi nomi, ma sono tutti antiossidanti, quindi sì, un tante fibre, e i carciofi li sponsorizzo tanto per il fegato, perché effettivamente aiutano. Assolutamente.
Fede, grazie, grazie sempre dei tuoi preziosissimi consigli, sei noi esperta di più ormai, sei riconosciuta in tutto il mondo. Ricordiamo un attimo il tuo libro, perché tutti questi consigli li possiamo trovare nel tuo libro. Sì, dottoressa, le volevo chiedere, il libro si chiama così, lo trovate ovviamente in libreria o su tutte le piattaforme online. Bene, quindi per chi ancora non ha avuto la possibilità di leggere questo libro ve lo consiglio, perché sicuramente troverete tutti i consigli della dottoressa Fede che ci faranno vivere un po' meglio, miglioriamo il nostro stile di vita. Miglioriamolo. Da biologa miglioreremo sempre la nostra stile di vita. Grazie, grazie Federica. Grazie, grazie a voi. Ai nostri telespettatori, un ringraziamento sempre alla regia, a Maria Chiara Russo, agli operatori, Ettore e Cristian, perché sempre. Sono sempre fantastici con noi, ci permettono di fare sempre delle trasmissioni molto molto carine. Grazie a tutti quanti, grazie. Grazie.